Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale. Oggi primo video guida di Lords of the Fallen, dove andiamo a vedere come fare a sbloccare il fabbro per potenziare tutti i nostri armamenti, tutte le nostre armature. Per farlo dovremo trovare una cella dove è rinchiuso e poi sbloccarlo e portarlo, diciamo, nella zona di tranquillità dove troviamo anche tutti gli altri NPC. Vedremo quindi naturalmente qual è la strada da seguire, da dove dobbiamo partire e come fare ad aprire naturalmente la cella dove è rinchiuso. Ma prima di farlo vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un pollicione se il video vi gusta e di controllare in descrizione dove trovate tutti i link per i miei social e di seguirmi anche lì naturalmente, perché mi trovate in live su Twitch e con clip divertenti anche su TikTok. Inoltre troverete anche il link per il server Discord e se ne avete bisogno magari potrete giocare con qualcuno che è nel server e sta giocando proprio Lords of the Fallen in cooperativa. Quindi ora passiamo a vedere dove dobbiamo andare per trovare il fabbro. Le vestigia da cui dovremo partire per trovare la strada che ci conduce dal fabbro saranno le vestigia di Agatha la cieca. Queste in particolare le potremo scovare solo dopo aver sconfitto il secondo boss, quindi non propriamente subito, non avremo il fabbro a disposizione praticamente all'inizio, ma dovremo aver compiuto almeno la seconda boss fight. Dovremo poi recarci nei mondi di Axiom e di Umbral per completare tutta la strada per riuscire a raggiungere il fabbro. Infatti dovremo muoverci grazie alla lanterna, proprio come vediamo fra poco, e spostarci nel mondo di Umbral per poter riuscire a proseguire la nostra strada. Come vedete, scendendo questa scala e avendo attivato la lanterna abbiamo una pavimentazione che prima non c'era. Questa è una meccanica veramente carina, veramente interessante, che è quella di poter muoversi tra due mondi che si avvicendano, che sono complementari l'uno all'altro, e devo dire che è una meccanica veramente veramente molto interessante. Tra l'altro potremo anche tornare nel mondo dei vivi, anzi dovremo proprio tornare nel mondo dei vivi, altrimenti dopo un tot che siamo nel mondo dei morti, non so se vi sia già capitato, arriva la morte, presumo, vera e propria, che è una sorta di mini boss, una sorta di boss che fa davvero molto danno. Quindi vi consiglio di non stare troppo nel mondo di Umbra, altrimenti potrebbe essere che fate una brutta fine. Ora siamo praticamente giunti nel punto in cui dovremo sbloccare una porta, un fiore che troveremo e ci bloccherà la strada. Per farlo dovremo sconfiggere tutti i nemici che troviamo su questa piattaforma e una volta fatto dovremo poi sbloccare due sorta di statue che vediamo solo ed esclusivamente nel mondo di Umbral. Per trovare la prima dovremo percorrere questo legno e salire alla sinistra, tornare un pezzettino indietro rispetto a dove siamo arrivati, e in alto, come vedete, abbiamo quella statua a cui dovremo togliere il sigillo e partirà questa animazione dove una sorta di scintilla andrà a colpire il fiore che ci blocca la strada. La seconda invece si trova proprio dall'altro lato del nostro pianerottolo e dovremo fare la medesima cosa per riuscire ad aprire il fiore e poter entrare così nella zona che ci porterà da Gerlinde il fabbro. Oltretutto, se avete un seme vestigiale, in questa zona potrete anche richiamare proprio una vestigia. Io l'ho fatto, ma non è proprio indispensabile farlo in questa zona, perché poi, come vedrete, tramite l'ascensore che abbiamo qui davanti possiamo risalire e tornare proprio nella zona della vestigia di Agatha la cieca. Quindi non è indispensabile usare un seme vestigiale, visto che non ne avremo molti a disposizione in questo punto, ma vi consiglio di, se dovete riposare o recuperare salute, andare a riposarvi proprio alla vestigia da cui siamo partiti, tanto poi l'ascensore, dopo che lo avrete sbloccato la prima volta, sarà sempre a vostra disposizione. Fatto ciò, dovremo scendere dalla scaletta ed affrontare i tre cani sottostanti e sconfiggere poi il guardiano che sta davanti alla cella, che è anche colui che tiene la chiave per liberare Gerlinde, per poi ritrovarla nella zona degli NPC e poter così potenziare le vostre armi e armature.
c'è anche un'ulteriore cosa che possiamo trovare qui, un anello, ovvero l'anello della sfida, che aumenterà tutte le resistenze agli effetti di stato, quindi piuttosto interessante. Per aprire la porta anche qui dovremo entrare naturalmente tramite il mondo di Umbral, e vi basterà semplicemente estrarre il corpo dalle radici qui davanti e entrare e raccogliere il vostro anello. Bene ragazzi, questo era tutto quello che volevo dirvi per quanto riguarda lo sblocco del Fabro Gerlinde, che ci permetterà di andare a potenziare armi e armature. Spero di esservi stato utile e di avervi dato una mano se ancora non l'avevate trovato. Io ora vi saluto, ma non prima di ricordarvi di iscrivervi e lasciare un pollicione se il video vi è piaciuto, e di ricordarvi di controllare in descrizione dove trovate tutti i miei link da Discord, da Twitch a TikTok, dove potermi seguire. Io ora vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!